Onorevole Buttiglione, come è vista dai cattolici questa primavera araba? Con grande speranza e con grande preoccupazione. La speranza è perché abbiamo visto scendere in piazza migliaia e migliaia di giovani che chiedevano le cose che anche noi chiederemo al loro posto: libertà, democrazia, lavoro, sviluppo, scuola. Preoccupazione perché sappiamo che ci sono le forze dell'integralismo islamico in agguato, le quali aspettano il momento giusto per tentare di prendere la guida di questi movimenti. Quanto poi, più noi in Occidente saremo intelligenti, avveduti, ma anche fraterni, capaci di dare un appoggio alla parte migliore di questi sommovimenti, tanto più questo potrà diventare l'inizio di una fase nuova, di una grande ondata di espansione della democrazia. Se invece non ne saremo capaci, potrebbero arrivare a tempi molto scuri. Onorevole, fra le minoranze che sono più a rischio, diciamo, e che temono di più l'avanzata dell'estremismo islamico, ci sono i copti. In Egitto in particolar modo sono una grandissima comunità, sono quasi il 10% della popolazione. Avete notizie sui copti e cosa fanno arrivare in Occidente? Certo che abbiamo notizie, abbiamo contatti, seguiamo con attenzione lo sviluppo della situazione. Copto viene dal greco. E vuol dire sostanzialmente egiziano. I copti c'erano lì prima che arrivassero gli islamici. È una comunità assolutamente egiziana, locale. Molte volte noi in Occidente diciamo: ah, però queste comunità cristiane sono il frutto del colonialismo. Non è vero, non sono il frutto del colonialismo. Sono i più egiziani di tutti e hanno diritto di stare lì. Noi seguiamo con attenzione quello che avviene nei paesi vicini, perché vediamo che c'è una terribile ondata di immigrazione, non tanto dall'Egitto, non tanto i copti egiziani, ma dagli altri paesi arabi. Molti cristiani vanno via. Vanno via perché gli hanno reso l'atmosfera irrespirabile, perché non sono sicuri per le loro chiese, non sono sicuri per il futuro dei loro figli, non sono sicuri spesso per la loro stessa vita. Noi abbiamo un dovere doppio verso di loro. Non mi vergogno a dire che abbiamo un dovere di solidarietà cristiana, perché condividiamo con loro qualcosa di molto importante, che è la fede religiosa. Ma abbiamo anche un dovere più generale, per chi non si sente cristiano, di solidarietà umana, di difesa di un diritto umano primordiale, che non è solo il diritto alla libertà di religione, è anche il diritto all'identità culturale, è il diritto addirittura alla propria stessa vita in quanto comunità. Un'ultima battuta, il ruolo dell'Italia in questa primavera araba. Il ruolo dell'Italia potrebbe essere grande, dovrebbe essere grande, sia per quello che possiamo fare direttamente, ma qui io vedo che da molto tempo noi abbiamo rinunciato a finanziare in modo adeguato la nostra presenza all'estero e quindi invece di vedere accrescere il nostro ruolo rischiamo di vederlo diminuire, sia anche politicamente per trainare l'Europa. L'Europa è andata a est perché intelligentemente la Germania, facendo il suo interesse e contemporaneamente l'interesse dell'Europa, ha trascinato l'Europa verso est. Nel Mediterraneo, se non la portiamo noi l'Europa, chi la deve portare? Ci vuole una grande iniziativa per portare l'Europa nel Mediterraneo, per una politica europea di vicinato, la quale abbracci tutti i paesi del Mediterraneo, fatta di scambi culturali, fatta di scambi economici, fatta di costruzione di reti di infrastrutture, perché se il Mediterraneo, se il Medio Oriente si sviluppano, se il Nord Africa si sviluppano in modo democratico e pacifico, questo sarà un terribile aiuto anche per la nostra ripresa economica, per il nostro benessere e per la nostra tranquillità e serenità. Se dovessero diventare il centro di una grande forza integralista anti-occidentale, ci troveremo sulla frontiera di una guerra e sarebbe terribile per tutti.